Fuga a sinistra, lo prende Pijud, l'arbitro fischia la fine della partita, vince il Verona 2-1, soffrendo da matti nel finale perché il gol di Dennis aveva riaperto tutto, l'Atalanta ha chiuso in 10, ancora però molto nervosismo, attenzione, dentro l'area di rigore del Verona stanno litigando tutti con tutti, Sirigliano portato via a forza dai compagni. Adesso sembra la situazione possa tornare alla normalità. Iturbe esce zoppicando, lui il nostro uomo partita a Sky. Finisce comunque la partita. Ha vinto il Verona con i gol di Donati, poi uscito per infortunio e di... È tua. Vincente la squadra di Mandorlini dopo il 3-5 al passivo subito dalla Fiorentina nel turno scorso al Bentegodi. E non so se ci siano ancora i presupposti, gli spazi, gli spiragli per pensare all'Europa, ma insomma questo Verona anche a Bergamo ha confermato che la sua stagione è da voto molto alto in pagella. Sì, come al solito ha dimostrato la squadra di Mandorlini di essere una squadra molto offensiva e propositiva, esprime un buon calcio soprattutto con tre attaccanti davanti, Luca Toni, che non è giovanissimo ma continua a fare delle cose straordinarie, Marchigno che non ha fatto benissimo però comunque si è fatto vedere, e Iturbe che è una qualità superiore. Mentre per l'Atalanta arriva la terza sconfitta consecutiva dopo 6 vittorie di seguito, Iturbe nominato e pronto al microfono di Vanessa Leonardi. A voi Vanessa. Guarda, io posso dire che sei diventato veramente un uomo squadra, perché gli animi si sono surriscaldati molto, no? C'era molto nervosismo e tu anche adesso cercavi di calmare i tuoi compagni. Te lo sei preso proprio sulle spalle il Verona, lo senti tuo? Era una partita calda, diciamo, perché era una partita molto difficile. Per noi era una partita importante perché dobbiamo vincere e dimostrare a questo tifoso che noi possiamo andare su. Su in Europa? Perché comunque con questa vittoria insomma state lì, ma tu te l'aspettavi che questo campionato del Verona? Cioè siete a un passo dal Milan, Lazio, te l'aspettavi? Noi sempre lavoravamo con il mister, sempre la settimana lavoravamo per vincere. Bueno, adesso siamo una squadra grande, questo Verona sta diventando una squadra grande, per noi è importante sempre vincere, bueno, in questo campionato ha sido lindo e bueno, per suerte pudimos ganar. Senti, invece il tuo campionato te l'aspettavi così? Perché praticamente hai fatto ammonire mezza Atalanta, hai fatto fare i gol, veramente una partita stupenda. Ti senti col tuo Verona? No, io solo entro in campo a fare il mio lavoro e bueno, e dopo anche faccio fare il gol a Luca. Senti, il presidente ha detto che vali 30-40 milioni, che ci sono il Real Madrid, il Barcellona su di te, tu vuoi rimanere a Verona oppure insomma un po' ti tentano queste grandi squadre? Non lo so, vedremo, dai. Adesso solo voglio vivere il presente, dopo quando finisce il campionato vedremo se rimango o vado via. Grazie a voi. Sicuramente con un altro anno a Verona o chissà verso altri club, di sicuro questo ragazzo con un futuro importante è assicurato. Possiamo fermarci qui adesso.